Ciao ragazzi, cosa dire di questa giornata? Diciamo subito che abbiamo visto pessime partite, brutte partite, a cominciare dal derby di Torino. Non mi è piaciuta la Juventus, non mi è piaciuto soprattutto il Torino, il quale è mancato lo spirito. La Juventus ha una percentuale di testa già a Londra, è inevitabile, e quindi ha giocato al di sotto delle proprie aspettative. Non che il tizio qui dietro abbia fatto calcio champagne. Il Napoli non ha fatto una bellissima partita contro la Spal, ma ha vinto. In questo momento è importante vincere per Maurizio Sarri, perché bisogna arrivare allo scontro diretto. Il Napoli deve arrivare allo scontro diretto, mica che poi mi prendano per tifoso azzurro, allo scontro diretto in vantaggio, in testa alla classifica, e magari incrementare questo vantaggio nelle prossime partite. Non è facile, perché questa Juventus magari gioca meno bene del Napoli, però i punti li porta a casa. Li puoi togliere Dybala, Higuain, Mandzukic, Marchisio, Douglas Costa, eccetera eccetera, ma loro la partita la vincono. Il Napoli ha fuori due giocatori importanti come Ghoulam e Milik, oggi è tornata a giocare la solita formazione dei titolarissimi, ha vinto. Cosa dire dell'Inter? L'Inter che è caduta a Genova, c'è qualcosa che si è rotto all'Inter, Non vogliamo creare casi, non vogliamo mettere i titoli crisi Inter, che poi dopo gli amici nerazzurri si arrabbiano, pensano che io sia un tifoso del Milan, cosa che non è assolutamente così. Poi di Milan parleremo anche nei prossimi giorni, ma l'Inter si è rotto qualcosa. Cioè Luciano Spalletti, che ieri si presenta in conferenza stampa, anzi l'altro ieri, e attacca così pesantemente la dirigenza, cioè qualcosa è successo. E vi dico una cosa, difficilmente Luciano Spalletti resterà tecnico dell'Inter, difficilmente quest'uomo qua resterà tecnico del Napoli nella prossima stagione. Comunque vada, che vinca lo scudetto, che non vinca lo scudetto, io credo che Maurizio Sarri andrà via dal Napoli. In Italia, all'estero, vedremo, ne parleremo nei prossimi appuntamenti. Non mi resta che ricordarvi di mettere mi piace alla fanpage Stefano Peduzzi. Avessi detto, un abbraccio, ciao ragazzi!